Vedova Nera fa una posa, ma è Trinity che si becca una pallottola nel petto e sanguina dalla faccia. Bug di Matrix? No, bug del cervello di Neo, visto che era un suo sogno. Riunione gang occhiali fichi. Le macchine sono sempre più vicine a Zion. A interrompere la rimpatriata però arrivano gli agenti e due teschi rossi. Ci vedo bene. Ritorno a Zion. Morpheus ha un elaborato piano per difendere la città. Neo. Un tantinello fissato, stai. Non ha la barba e i capelli lunghi, ma lo prendono per Gesù. Neo, ti prego, trasformaci l'acqua in vino. Vogliamo ubriacarci. Le macchine vogliono vaccinarci, ma noi siamo la resistenza! E ballano. Bravi, bravi, bello festeggiare. Ma poi c'è anche chi deve rassettare. Fortuna che a scopare ci pensano Neo e Trinity. Teschio rosso. Chiamami pure V. Che fa questo? Si cambia nome da solo. Teschio, cioè V, trasforma le persone in altri V. E va a menarla. Sono Gianfranco, il postino dice apposta per te. Questo è l'invito dell'oracola. L'oracola gli spedisce del ciarpame e loro partono in missione. Incontro con l'oracola. Gli dice che devono arrivare al mainframe delle macchine e gli rivela che anche i suoi sogni sono previsioni, compreso quello che Trinity fa vedova nera e sanguina dalla faccia. Per procedere devono trovare il mastro di chiavi nascosto dal guardia di porta. Ma... Teschio rosso. Lui è morto. Io sono V. Che sta per? V per vendetta, signor Anderson. Neo gli ha tolto il suo scopo di agente e ora lui, cioè loro, è peggio del mago Thelma questo, lo vogliono togliere a Neo. Li affronta, ma sono troppi e svolazza via. Guardia di porta. Gli chiedono il mastro di chiavi e lui educatamente risponde col cazzo. Ma la moglie glielo offre in cambio della lingua di Neo. Brutta puttana! Guarda Trinity, che è lui che si è prostituito qui. Sono mastro di chiave. Ma, dato che per evocare Gozer il guardia di porta ne ha bisogno, incarica gli albini di recuperarlo. Neo mena i boys del guardia e Morpheus e Trinity proteggono il mastro di chiavi dagli albini. Inseguimento in auto, alla festa si aggiungono un paio di agenti. Morpheus incendia gli albini, combatte gli agenti, mentre Trinity si fa un giro in moto. Cioè, dargli una mano, no, visto che stanno per esplodere. Fortuna che Super Neo li salva. Alla matrice si accede da un piano segreto di porte di un palazzo ipersorvegliato. Per entrarci devono distruggere la centrale del signor Barnes e disattivare il generatore di emergenza. Distruggono la centrale del signor Barnes, ma quelli che devono disattivare il generatore muoiono come dei coglioni inciampando. Capita... Non ho nemmeno il coraggio di dirlo. Allora interviene Trinity. Neo cede al piano, ma arriva V non solo con la sua vendetta, ma anche con l'obiettivo di raggiungere il mainframe, conquistarlo e diventare re elfico. Ma svolazza via e arriva dall'architetto. La questione è complessa, ma in poche parole era tutto previsto per la sopravvivenza di Matrix e nemmeno la prima volta che accade. La palla dell'eletto è solo un meccanismo di difesa dai ribelli e l'oracola ha un programma che lo mette in moto. Ora lui deve scegliere. Salvare Zion e l'intera razza umana o la sua amata Trinity dal sanguinamento facciale. O, per meglio dire, o Zion o la gnocca. Dato che lui è l'eletto, non ha alternative. Salva la gnocca con una palpatina di tette. Partono per Zion per sconfiggere le macchine, ma Neo ne uccide qualcuna con la mente come Sheldon Cooper e va in coma. Fine, seconda parte. E adesso, dopo la risurrezione di Neo con un bacio, la risurrezione di Trinity con una palpatina di tette, manca solo la risurrezione di Morpheus. E chissà come avverrà.